Oh, la Luciadora, se non morti che muoiono dalla voglia di vedere delle nuove avventure del nostro prode Silverius, ben ritrovati. Siamo qui pronti a cominciare il New Game Plus e logicamente, come detto, lo cominciamo dal finale. Questa sarà la veste del Silver, l'ho scelta perché mantenesse la sua gigioneggianza e la sua parvenza di spettacolanza e, come vedete, ha una sola magia equipaggiata, perché richiede due slot. Si tratta di Faro di Karthus, che è tipo un modellino in carta di un faro, credo, e è una piromanzia che permette di potenziare i colpi in successione. Funziona esattamente come l'anello del sacerdote, quello, uno dei due occhi del sacerdote, va bene. Resta da vedere il set delle armi scelte dal nostro Silver, e si tratta di questo. Lo so, vi ha stupito, perché probabilmente avete pensato che avrei usato la testa porcina, e invece no, dato che sono andato a recuperare l'unico anello che mi mancava, l'ho fatto off screen e vi dirò dove l'ho fatto, mi sono reso conto che alla fine della prima run mi mancavano tre anelli e uno lo potevo recuperare, due no, perché erano legati comunque a una questline che non ho potuto mandare avanti, quindi faremo nel New Game Plus. Però un anello mi mancava, si tratta di un anello che si trova nel Lago Ardente, là dove c'è la quella cerbottana gigante che spara missili e siluri, c'è un piccolo muricciolo esattamente di fronte dal lato opposto a dove c'è l'ingresso del laghetto segreto dove troviamo Horas, e lì c'è un piccolo muricciolo nascosto che, colpito da un missile, crolla e ci conferisce questo anello. Voilà, l'unico che mancava, l'anello della pietra variegata. Le pietre sono il simbolo di un vero cavaliere, quelle variegate vengono date in dono a chi deve affrontare un viaggio eterno, aumenta le quantità di danni da fuoco, fulmine, magia e oscurità assorbiti. Questo credo che si possa equipaggiare anche insieme al corrispettivo specifico, ossia due anelli che riducono per esempio il danno da fuoco, credo che si possano mischiare. Infatti, come vedete, gli altri non si oscurano. Perfetto. E come vedete, l'arma scelta per il New Game Plus è il pugno demoniaco più 5. Voilà. Questo. Lo so, sono un pazzo. Sono suonato come un cavallo. Credo che buscherò tantissime botte, ma va bene così. Ed è per quello che abbiamo equipaggiato questa piromanzia, che ci conferirà la possibilità di voilà, concatenare colpi micidiali una volta che avremo assunto questo aspetto. Ci aspetta qualcosa di figo? Qualcosa di dannoso? Non lo so, ma per farlo andiamo innanzitutto a scapucchiare la testa della vecchia. E questa, sporco animale, sono solo una povera vecchia, e questa ci lascia con una sbrattata di sangue. Non droppa niente, il suo corrispettivo nel mondo oscuro ci aveva lasciato un anello. Ora andiamo a pentirci amaramente di quello che stiamo per fare menando Andre, una cosa che spero di non rifare mai più, che ho fatto solo nella prima run di Dark Souls 1, alla fine appunto della prima run. Me lo aspettavo più forte. Me lo aspettavo dannatamente più forte. E ora, ragazzuola, tocca a te. Aspetta. Prima di lei, Irina l'ho ammazzata. Sì, ok. Benissimo. Mi sono cavato un dubbio. Quindi l'unico che non abbiamo ammazzato è lui, perché se n'è andato? Oh, sì. Bene. Patches, ok, sì, abbiamo ammazzato tutti. Ragazzuola, ok, io ti ho chiamato, so di aver sbagliato, non dovevo chiamarti, avrei ottenuto il finale più difficile, fra virgolette, ma va bene così. Per risanare il simbolo oscuro, guardate, vuole un fottio di 1.358.791 anime. Non lo risaniamo. Mi hanno detto prova a usare una pietra purificante. Voglio vedere se ha un qualsivoglia effetto, dato che comunque ce l'abbiamo. Ah, non la possiamo usare. Allora che mi avete detto? Ah, raga,
Allora ci proverò quando sarò vacuo eventualmente. E ora un solo colpetto. Recuperiamo gli occhi. E cosa strana, nessuno di loro ci ha dato qualsivoglia anima. Niente, desolazione totale, assoluta. Non ci resta più nulla, non ci resta più nessuno. Voglio solo dare un'occhiata qui e poi sì, qui, proprio in quell'angolino qui, e poi passeremo finalmente al New Game Plus. Ecco, io volevo dare un'occhiata qui. Questo mi dà anche un buono spunto per parlare di una cosa importante. No, niente, non ci sono novità di sorta. Però che bello che possiamo vedere sia il primo che il secondo falò. Guardate come sono luminosi. E dovremo riaccendere tutto da capo. Pronti, andiamo a vedere come ce la caviamo nel New Game Plus. Ricordiamo appunto quello che stavo dicendo, che le nebbie sono legate a quello che era Demon Soul, perché è da lì che arriva la leggenda della nebbia e dei demoni. Ma abbiamo parlato abbastanza per ora, cioè abbiamo tutta una vita davanti, una nuova vita. Pronti? Sì. Comincerà ancora col filmato iniziale? O forse no? Io vi invito sempre ad andare a riguardarvelo, non sto a ricaricarlo se non viene riproposto dal gioco, per il semplice fatto che è a vostra disposizione sempre dall'episodio 0. E risorgiamo dalla tomba. Come tizzoni ardenti. Io non so ancora se questa cosa ci prospetti novità. Ho molte braci, quindi la mia intenzione primaria sarebbe quella di cercare di fare quanto più possibile in... come si chiama? In modalità appunto bracciola, in modo da poter essere anche invasi da eventuali spettri. Ok, con questo attacco, non con questi guanti, non possiamo fare parry. Come vedete, ho deciso di non ho ridisposto nessuna statistica. Potevo farlo, ne avrei avuto ulteriori vantaggi, ma ho detto ho livellato parecchio e va bene così. Non ho voluto farlo anche perché... Oh, attenzione, già la prima novità, eh. La prima novità è che questo cavaliere di Astora non porta con sé alcun oggetto. Siamo belli potenti, eh. E appunto stavo dicendo che ho deciso di non optare per nessuna modifica delle potenzialità, perché ho detto l'identità del Silver che ci siamo costruiti era questa, e questa dobbiamo mantenere fino in fondo. Ok, non preoccupatevi che andiamo subitissimo dalla lucertola di cristallo, eh. Perché voglio vedere se già lì c'è qualche novità, però prima... Ricordavo male, eh. Ok, va bene, ci sono ancora tutte le notizie dal principio. Curioso, sarà come fare una sorta di backtracking. Io ho sempre un po' di emozione per quanto riguarda le seconde run, nel senso che ho meno paura perché so già quello che mi aspetta. Però nel contempo ho quella tensione del fare meglio, del fare tutto, del fare prima, del combinare anche casini, eh. Perché ci sta, il nostro Silverius non è una persona normalissima. Torna indietro. Jamai! Allora. Vediamo un po' come sarà
combattere questa lucertolona a pugni. Ok, è ancora una sola. Direi come nella prima run, non ci sono grosse novità sostanziali nell'entità del danno che le facciamo. Probabilmente siamo un filino più resistenti noi. Comunque sia, il nostro simpatico scudo, io ho provveduto a potenziarlo, non al massimo, perché ha anche un suo attacco e quasi fa più danno della nostra arma principale. È molto interessante come cosa. Scaglia di titanite, medesimo drop, un buon numero di anime. Ok, allora ci sono novità. Due oggetti. Mentre se non ricordo male, nella prima run ve n'era uno solo. Ah, interessevole. Really interessevole. Ma vaffanculo. Scusate, però uno che torna indietro, riattiva la balista per far sfondare il muro per pigliare questo anello e poi pronti via, badabun cia cia, che si ritrova l'anello più uno. Va bene, presumo che anche la descrizione sia la medesima a questo punto e logicamente non saranno equipaggiabili. Preciso, non saranno equipaggiabili. Attenzione. Ah, ok. Però come vedete questo conferma che è combinabile con gli altri. Ottimo. Watch questo. Che poi non sono neanche poi così convinto, eh. Magari mi conviene di più questo. Ma forse anche no. Va bene. Andremo a vedere cosa sarà, quanto sarà divertente eventualmente farci Gundyr a pugni. Ho ammazzato Gundyr a sberle. Potrò dire ciò? Mi ammazzerà lui? Ci sarà tanta gioia in fondo al mio cuore? Sono più così convinto di voler fare tutto a pugni. Anche perché abbiamo costruito la nostra build solo a fortuna, che è praticamente inutile. Assolutamente inutile con questa cosa. Aspetta un attimo, che se non ho un disordine mentale maggiore del solito, questo è quello che mi conviene fare. Ah, attenzione, questi non si scassano con un solo colpetto, eh. Ah, bravi, bravi, ok. Ottimo, buono a sapersi. Buono a sapersi. Stavo notando che abbiamo ancora fra gli strumenti. Vabbè, lo davo anche per sicuro, eh. Ok. Abbiamo ancora la spada, quella arrotolata, cosa che ci elargisce un enorme piacere. Ottimo, anche l'attacco in salto. Attacco in salto, attacco in caduta. Sì, lo so, meglio far fuori lui prima. Perfetto. Allora, per questa run io cercherò di ripercorrere tutto quanto, attenzione. Ci tengo a sottolinearlo. Aia, pessima idea. Sì, certo. Ok, dovrei provare in effetti a combinarci anche il calcetto, con questo pugno per far sì che abbia un'efficacia di rompinti. Ho sentito il rumoreggiare di te, esatto, sapevo che c'eri. Ciccio, lo sai che tu ci farei da cavia, vero? Per il nostro bimbi. Yeah! E quanta gioia che mi dà questa cosa. Accidenti. Ecco, questa me ne dà già un po' meno. Questa me ne dà già un po' meno. Vediamo se... No, ok. Allora, prima di fare qualsivoglia mossa nei suoi confronti... Ok, non si possono menare i suoi capelli. Comunque Gundyr qua, vedete, è rianimato da questo. Non è la stessa cosa
di quello che troviamo poi nel luogo oscuro. Là era nell'oscurità, nell'oltretomba effettivo, qua è corrotto da questo, fra virgolette, marciume che è lo stesso che ha divorato Anor Londo. Che bello poter parlare di qualcosa e non andare sempre ignari di tutto. Va bene, va bene, va bene, non indugiamo oltre. Cacchiamoci fuori la spada. Ok, vai. E proviamo a vedere. No, mannaggia, ho commesso già il primo errore. Con poca gioia dentro di me. Ok. Ok. Alla prima run ce la siamo cavata bene, eh. Voglio vedere a questa che casini riusciamo a combinare. Ok. Porco schifo. Vabbè, lo scudo ci serve meno del previsto. Aio. Appena finito di dire che lo scudo ci serve meno del previsto. Tra l'altro questo scudo è meraviglioso perché ha un'ottima copertura danni, riparata al 100%, cioè a 100 punti di riparazione dei danni fisici, e diciamo che il primo boss è stata una passeggiata, l'ho fatta proprio cazzeggionando pesantemente. Ora la domanda è, non è che posso combinare le due spade dato che ho i due frammenti? Dovevo forse liberare anche l'archivio qui. No, fondamentalmente no, perché sono considerati oggetti entrambi. Bene. Bene, 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 bene. Ci scatta la curiosità. La somma curiosità. Fra l'altro è bello notare come il fatto di aver sconfitto tutti i personaggi che ci vengono offerti calorosamente dal gioco fino ad ora. Io ho cercato di cominciare con niente, con praticamente 95 anime, e l'ho fatto di proposito, quello di spendere tutto. Non volevo portarmi bagagli, sarebbe potuta essere anche una scelta saggia da un lato, ma non volevo. E praticamente è bello vedere come nella seconda run il gioco ci permetta, senza troppe difficoltà, di avere già abbastanza materiale, abbastanza anime per comprare la chiave. Interessante, vero? Che se uno, vabbè, si è salvato roba, non ha neanche questa estrema necessità. Però lo possiamo fare sin da subito ora. Ed è una cosa che apprezzo. Ah, aioiaio. Ecco, questa è un'altra bella cosa interessante, che ci siano più personaggi. Ah, questo non lo sapevo, che potevamo arrampicarci sulle tombe. Figata. Figata. Allora è meglio andare di attacco pseudo pesante, ossia col pugno quello caricato così. È un po' più lento, ma dovrebbe scatafotterli in un colpo solo. Perlomeno, così credo. Andiamo dal nostro carissimo amico suicida. Io ho sempre paura di commettere l'infausto errore di cascare io di sotto, poi. Ok, niente di che. Qui non c'erano item, vero? No, assolutamente no. Ok. Potrei anche andare a misurare i miei pugnetti subito con Cagnetto. Cagnetto! Ciccio! Adesso salta fuori uno di quei topi merda con le fauci nel pancino. Ok, anche in diagonale bassa i colpi vanno ben assestati con somma gigioneggianza. La gigioneggianza del Silver si, diciamo, respira in ogni dove, comunque, sempre. Anche se combatte con una ruota e un guanto da... va bene, da barbecue. Però non ve l'ho detto, l'ho solo pensato, eh. È rimasta sta strozzata, è rimasta solo nel mio cervelletto. Non l'ho mai proferita.
e ho le prove che non l'ho detta mai. Non ci sono dei video che dimostrino il contrario. La domanda è, ma il maestro sarà ancora là? Sì, parrebbe proprio di sì. Bene. Sono contento di questa cosa, mi fa piacere trovarla in forma. Siamo ancora un pochiniello imprecisi, un peppiniello imprecisi, però vabbè. Dobbiamo prendere ancora abbastanza dimestichevolezza coi pugni. Coi pugni. Abbiamo le mani piene di pugni, ma ci vuole ancora un attimo prima di... ok. Vabbè, tutta roba che ci serve come un dito nel fischio. Ma va bene così, va bene così. Io faccio il gigione. Ci metto tutto appunto la mia gigioneggianza. E adesso la piglierò nel puparuolo apertamente, come giusto che sia. Qua c'è sempre stato un item sull'albero. Oh, cazzarola. Il mitico scudo est-ovest. Non l'abbiamo doppio, quindi presumo di no. Uno scudo di legno decorato con il simbolo dell'aquila a due teste, più vicino in dimensioni agli scudi piccoli. Sapete che forse sì, non ricordo. Allora, vediamo da che parte riusciamo a farlo cadere. Dai, dai, io lo so che lo puoi fare. No, pessimissima idea sempre e comunque. Arrivederci caro, è stato un piacere. Non mi ricordo più da che parte l'ho passato per sconfiggerla. Aio. Cazzarola. Ok, benissimo. Ci dà più problemi lui del boss, come giusto che sia. Aio. Benissimo. Benissimo, ce l'abbiamo fatta a morire anche qui. Yeah. E sono un cotennoide perché io lo so che si può far cadere dalle scale. Ah. Porca misura. Sì, porca misura, quella che ho sbagliato. E mo? E mo che faccio? Non ho acceso il falò di Gundyr? State cercando di dirmi ciò? State cercando di dirmi ciò con irresistibile scioglievolezza? Ho fatto più danno di prima. Curiosa la cosa. Grazie. C'è preso dall'enfasi del mio peccato originale, nemmeno avevo acceso il falò. Bene. Sono una persona meglio, sono una persona meglio. Cominciamo bene. Le disattenzioni fioccano. Che poi scusassero i loro signori, ma in effetti è quasi più efficace lo scudo della spada. Non me ne vogliano, ma senza il lock coi pugni abbiamo un range d'attacco veramente infame, infimo e umido. Però apriamo dei sederi con gioia, apriamo dei sederi con gioia. Avangate proprio. Scusi, ma andrei prima a recuperare le mie animelle sapidamente, magari andrei a spenderle dalla vecchia. No, dobbiamo farcela e dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato con te, figlio di una cotenna di maiale. Allora, no, cioè mi stai dicendo che ci caschi all'inizio ma non alla fine? Mi stai dicendo questo? Porca zozza! La
Mi sto complicando la vita inutilmente, vero? Perché c'ero riuscito così agevolmente nella prima run? Sì, lo so, mi aveva ucciso comunque due volte, ma ero sicuro che ero passato di lì. Ah, forse no, aspetta. Aspetta, il mio problema di memoria è dettato dal fatto che giustamente ci ho messo praticamente un mese a giocare a Dark Souls 3 facendo video, quindi non è che la mia prima run e la seconda run siano proprio tanto vicino, quindi vado a pura. Raga, buona, basta far casino, grazie, siete gentilissimi, veramente siete il mio pubblico preferito. Io contavo di andare un filino più spedito però, ragazzi, No, non ce l'ho con voi che state guardando il video, ce l'ho col postribolo di Gentaglia che frequenta questi luoghi. Allora, vediamo se... Porca Eva, sempre più in su e sempre più stupido. Niente, non ci casca più. Diciamo che nella seconda run o si è fatto più intelligente lui o sono più scemo io. Non date una risposta a questa domanda, mi raccomando. Viviamo tutti serenamente nel dubbio, restiamo amici, eh? Facciamo che io mi siedo qui buono buono ad aspettare il prossimo video, a vedere come andremo a recuperare le nostre anime da quel fetentone. Mannaggia li pesci. Va bene, Luciadores. Il viaggio è cominciato. Male, ma è cominciato. Alla prossima. Ciao ciao. Che mi è venuto in mente a me.